Parlamento c'è una aria incandescente, si scannano su tutto e poi non cambia niente. Sono io che mi chiamo G. Guarda che sei tu che non hai capito. Mi chiamo G anch'io. Il mio papà è molto importante. Il mio papà... No. Il mio papà un giorno mi ha portato sulla collina e mi ha detto: "To, guarda, tutto quello che vedi un giorno sarà tuo". Anche mio papà un giorno mi ha portato sulla collina e mi ha detto: "To, guarda". E basta. Con suo bicchiere di barbera, senza l'amore al tavolo di un bar, il suo vicino in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne. Di questo bar, no? No, dico scusami, ma tu non ce l'hai una casa? Ce l'ho, ma quasi socializza. Si vede che non stai bene con te stessa. Si vede che non ti conosci. E invece mi conosco benissimo. Sì. Il suo nome era Cerutticino. Periferia milanese alla fine degli anni 50. Al bar Casablanca, seduti all'aperto, la birra gelata. Guardiamo le donne, guardiamo la gente che va in passeggiata. Sono sicuro che il bastardo è di sinistra, il figlio di puttana è a destra. Essendo una nave abbastanza normale che vada in mare. Il mare diventa più grosso, dai piani di sopra su quelli di sotto si vomita addosso. Una battaglia che cresce, quelli di prima vomitano su quelli di seconda, quelli di seconda vomitano su quelli di terza. Lo scontro sfrenato, violento, la gente rimanda, reagisce, boccheggia, un prete salta verso il bene, quasi in ginocchio vomita pure l'aria. La nave è tutta piena, tutta piena di vendili.
amici, vasso del savun, l'acqua piugata col moto furgun. Col moto furgun. E ora lei guarirà. Tutto bene? Dunque, dottore, come vede, sono affetto da un più grave difetto. E sa cosa le dico? Stasera sulla mia torpedo blu e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu, sulla mia torpedo blu, sulla mia torpedo blu. Piano, ma tu vuoi.